momento di arricchire i portoghesi, quest'anno sei riuscito a farne un bel po'. Beh, no? Sì, quest'anno potevamo andare meglio, però ci accontentiamo di quello. Insomma, ho messo 25 coppie, però non tutte sono partite come di solito, quindi insomma li abbiamo tirati fuori all'incirca 150-160, ma poi non serve il numero, serve la qualità più che altro. Ma sì, quest'anno non ci possiamo lamentare, qualcosa si intravede già, quindi vediamo un po' di far qualche punteggio anche quest'anno, vediamo un po' quello che esce fuori. Quindi siamo venuti stasera perché dobbiamo presentare, ci hai fatto vedere queste gabbie, sì. Queste gabbie fatte in Forex. Sì, sono delle gabbie fatte in Forex, non è altro che un PVC, lavabile, abbastanza flessibile, nello stesso tempo è anche abbastanza forte. Tutto qua, l'ho preferisco bianco per l'igiene, pulizia, sì, soprattutto è bello anche per questo. Sì, si può fare di tutto e di più. Queste gabbie sono totalmente in PVC, solo ovviamente i frontali e le griglie di fondo. Poi la rimanenza sono tutte in PVC. Esatto, queste sono da un metro sì. Per 50 di profondità, ma in realtà si possono realizzare in base alle esigenze di un allevatore, lo spazio che ha da occupare, si possono fare di qualsiasi misura. Quindi in realtà potresti anche fare delle gabbie con misure diverse, prima sì. Parlavamo appunto delle gabbie d'esposizione. Sì, che quindi, tra un po' metterò anche quelle in produzione. Interessano a me particolarmente, perché secondo me, tra le altre cose, è smontabile, rimontabile, quindi poi lo puoi lavare come vuoi. Bravissimo, quindi, sì. Soprattutto per quanto mi riguarda. Anche queste qua, Giuseppe, queste qua sono totalmente smontabili, non è niente di rigido. Si possono sdoppiare una dall'altra e si possono smontare pezzo a pezzo, appunto le ho preferite farle così in modo tale da smontare, lavare, se uno li vuole rimontare, se no li può anche conservare pezzo a pezzo. Ottima idea, bravo. Massimo 60, giornate proprio umide. Come temperatura, questi giorni che abbiamo avuto, questi giorni abbastanza caldi, si sentiva anche qua un po', ma stavo sui 27-28 gradi. Quindi entriamo nella notte. Sì, abbastanza, da tener conto che c'è il solaio, prende il sole tutti i giorni, dalla mattina alla sera, quindi c'è abbastanza sole. Che attualmente utilizzi al bel tramonto, sì, purtroppo sì. Però in questo periodo di muta, sinceramente, sono alla luce naturale, anche perché
non si intravede, c'è una finestra e la luce mi arriva a metà levamento, quindi sono abbastanza, non proprio al buio, ma in penombra. C'è anche un po' diciamo, abbastanza luce dove loro possono trascorrere abbastanza bene la nuca. Invece di mettere roba di carta in modo tale che loro non perdono il tempo lì vicino, ecco, si danno da fare lì vicino, beccano quello, li creo questi ciuffetti con l'aiuta, li stringo semplicemente con una fascetta e poi li appendo in gabbia in modo tale che loro si divertano lì vicino e non si pizzicano tra di loro, anche perché insomma se si pizzicano poi si rovina il piumaggio e via di seguito. Abbiamo visto prima di là l'impianto dell'acqua che tu non usi più per le rive, sì, uso l'impianto a goccia, uso al momento, l'ho smontato, sì, sto sistemando, lo sto disinfettando, ma mi trovo, oramai sono anni che utilizzo questo impianto a goccia, mi trovo bene, mi trovo, non ho mai avuto problemi. Poi la particolarità di Alessandro è una, perché poi le cose dobbiamo dirle tutte. C'è una bellissima piccolina che aiuta il papà Alessandro, quindi se vedete l'allevamento fatto bene, tenuto bene soprattutto. Infatti mentre noi parlavamo prima, c'era lei che metteva le mangiatoie a posto, le mangine, e per ovvie ragioni non la riparliamo, però. C'è la piccola Marica che ci dà una mano al papà, quindi grazie. Vi saluto e a presto, alla prossima, ciao.